Sì, eccoci nuovamente in piazza San Pietro, movimentata anche perché qui intorno a noi ci sono molti fedeli della diocesi ambrosiana venuti a salutare il loro vescovo, il loro pastore. Accanto a me infatti il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo emerito di Milano, successore sulla cattedra di Ambrosio proprio di Montini, e stavamo chiacchierando con il cardinale parlando di questa mattina, delle parole che lei ha rivolto al Papa subito dopo la beatificazione. Ho detto tre volte grazie e il Santo Padre tre volte ha detto la stessa parola. Grazie, grazie per la beatificazione del grande Paolo VI. Il grande Paolo VI che lei ha conosciuto personalmente, giovane seminarista, è stato ordinato proprio da Paolo VI, dall'allora arcivescovo Montini. Sì, il ricordo di Paolo VI per me non è semplicemente un ricordo della mente o del cuore, è un ricordo che è stampato dentro il mio essere di sacerdote, e davvero è dalle sue mani, dalla sua preghiera, che sono stato consacrato sacerdote della Chiesa. Un dono più grande di questo non potevo avere. Dal 54 al 63 Montini è stato a Milano pastore, ha lasciato un segno profondo nella diocesi, ma che cosa dello spirito ambrosiano Montini ha portato nel suo magistero? Nel far incrociare in maniera profonda da un lato la fede cristiana, dunque nel Vangelo e nei valori nuovi che il Vangelo propone alla Chiesa e tramite la Chiesa al mondo intero, e dall'altro lato la modernità, il modo diverso di pensare alla vita, di vivere i valori dell'esistenza. Ebbene, tra questi due mondi ci deve essere un profondo rapporto, un'intima alleanza. Penso che la caratteristica più evidente della pastorale di Montini è precisamente il coraggio e nello stesso tempo l'umiltà sapiente di affrontare la modernità, sapendo che la modernità è un momento storico nel quale il Signore incarna il suo amore e vuole che la sua Chiesa faccia altrettanto, sappia amare gli uomini e l'umanità come si presenta oggi, con tutte le difficoltà, i problemi, persino le tragedie, ma anche con le nuove possibilità e i nuovi mezzi che la provvidenza di Dio, unita alla sapienza umana, propone per la crescita della umanità stessa. Eminenza, questa beatificazione, proporre oggi Montini, Paolo VI, come modello di santità e anche riproporre la forza del suo magistero, che senso ha in questa stagione ecclesiale che viviamo, alla conclusione di un sinodo che ha aperto nuove strade, che ha chiesto anche uno sforzo alla Chiesa sulla via dell'incontro con il mondo? Sì, vorrei dire che lo stesso Santo Padre Francesco ha ricordato questa mattina che il Sinodo è stato istituito, il Sinodo dei Vescovi, proprio da Paolo VI, perché in questo modo voleva che l'esperienza tipica del Concilio non si esaurisse con la conclusione del Concilio Vaticano II, ma questo metodo, che non è semplicemente una forma, ma è una sostanza più bella, più vera, più affascinante del cristianesimo, questo metodo della collegialità o della fraternità proseguisse anche dopo il Concilio stesso. Quindi si tratta con questa beatificazione di riconoscere e di rilanciare il valore che il Concilio Vaticano II ha avuto e tuttora ha per la Chiesa nel mondo attuale. Torniamo per un attimo ai suoi ricordi personali. Che idea aveva lei di Montini? Che rapporto anche aveva con lei, che ha potuto conoscerlo magari più da vicino di altri? Ma mi ha sempre colpito il fatto che lui è un grande, non c'è dubbio, tutti lo devono riconoscere, lo riconoscono di fatto, ma quello che meno viene notato e sottolineato è la sua piccolezza spirituale, la sua umiltà. Voglio dire che la sua grandezza non incuteva timore in noi giovani sacerdoti, ma era una forma delicata per esprimere, per incarnare una grande tenerezza paterna. Ecco, di Montini io metterei profondamente inscindibili tra di loro questo senso di grandezza che in qualche modo lo allontanava da noi, e questo senso di paternità così attenta, così sensibile, così delicata, che lo avvicinava in una maniera davvero affascinante
stimolante e coinvolgente. Torniamo per un attimo a Milano e Montini. La missione, la grande missione milanese è forse un po' un gesto profetico che oggi probabilmente la Chiesa deve completamente riscoprire. Su questo, sul rapporto tra Milano e il grande Paolo VI, abbiamo chiesto un commento a vari interlocutori. Sentiamo nel servizio di Burini. Quando Montini viene eletto a Milano, un sacerdote suo amico di Friburgo scrive un po' di cielo sulla terra. Ecco, questa terra, da un punto di vista civile, è la città che è nel pieno del boom economico, che ha una giunta formata da democristiani, repubblicani, socialdemocratici, un sindaco socialdemocratico però praticante, e la diocesi è la più grande diocesi del mondo, che vanta numeri di tutto rispetto. Abbiamo 3.700 fra sacerdoti e religiosi, 15.000 suore, l'università cattolica, si stampa il quotidiano cattolico l'Italia, però sono cifre che non devono trarre in inganno. Abbiamo soltanto una percentuale variabile tra il 15 e il 30% di persone praticanti. Montini ha queste coscienze che lui chiama assopite, addormentate, vuole proporre la novità dell'amore cristiano. Lui dice: è un amore che grida. La città del time is money, come la definisce lo stesso Montini, si trova, come dicevamo, proprio nel pieno del boom economico, vive una grande espansione del terziario, delle industrie. L'arcivescovo, che veniva già definito l'arcivescovo dei lavoratori per la sua collaborazione alla Fondazione delle Acli, è molto, molto attento a questa realtà. Montini, fin dai primissimi giorni, visita le varie cittadelle operaie, in particolar modo quella che veniva definita la Stalingrado d'Italia, Sesto San Giovanni, e lì instaura subito un rapporto molto preciso, quello del vescovo padre, cioè i lavoratori sono i figli che devono fidarsi della Chiesa, la Chiesa non li tradirà, non li tradirà mai. Milano in quegli anni viene circondata da una cintura di quelli che vengono chiamati allora i villaggi, negli anni 50-60. Montini si reca subito in queste zone disagiate economicamente, socialmente e religiosamente, e addirittura celebra la prima messa al porto di mare, la prima messa di Natale al porto di mare. Poi ricordo per esempio che va a visitare gli sfrattati della Senavra. Ecco, interviene anche presso le autorità perché si arrivi ad una soluzione per esempio del problema degli alloggi, ottiene anche alcuni risultati, però la sua specificità è quella di volere creare quello che lui chiama un fiore di spiritualità all'interno di questi quartieri, ossia una chiesa. Arriva a costruirne 123 nei soli 8 anni e mezzo di episcopato milanese, e ci troviamo oggi in quella che forse è la più significativa tra queste costruzioni. La chiesa, la parrocchia del Santo Curato d'Ars, è stata voluta espressamente dall'arcivescovo Montini a conclusione del più grande esperimento missionario del suo episcopato, la missione straordinaria per la città di Milano. Eccoci nuovamente da Piazza San Pietro in diretta sempre con il Cardinale. Abbiamo sentito quante opere, quanto ha lasciato di se stesso. La descrizione è davvero straordinaria, ma la straordinarietà non è nella descrizione, ma nel fatto concreto che queste cose il Cardinale Montini le ha lanciate, le ha seguite personalmente, riscuotendo da parte del laicato e del clero in particolare un'adesione che forse lui si aspettava ancora più generosa, data la gravità della situazione, o meglio l'urgenza del Vangelo che chiedeva di entrare dappertutto, perché dappertutto il padre ha dei figli. Magari noi li sentiamo figli che dimenticano il loro padre, non vivono secondo il disegno di Dio Padre, ma sono pur sempre figli. Quindi l'alleanza che Montini ha fatto è tra la paternità di Dio e la realtà umana, anche la più ferita e la più bisognosa di salvezza. In particolare Montini diceva che sì, scompare in tante persone il senso di Dio,
ma sotto altre forme in realtà questo senso rinasce e si impone come l'urgenza più importante e più significativa dell'esistenza di tutti e di ciascuno. Eminenza, sentendola parlare così di Montini viene immediatamente anche l'immagine di Francesco, hanno tanti tratti in comune. Come non lo so. Si vede anche la vicinanza con la figura di Papa Francesco, no? Si vede questa capacità di avere forse le stesse aperture. Direi proprio di sì, anche perché ci si accorge quando uno diventa arcivescovo di Milano che l'arcivescovo di Milano fa qualche cosa per la sua chiesa, ma in realtà è la chiesa ambrosiana in tutta la sua storia, nei suoi diversi periodi, secondo le diverse formalità e caratteristiche di ogni pastore, in realtà è la Chiesa di Milano che fa il suo arcivescovo, e penso che anche in Montini debba essere riconosciuta la capacità della Chiesa ambrosiana di sollecitare il proprio pastore, perché così con semplicità ma anche con forza e coraggio affronti la realtà di una Chiesa, di una Chiesa che deve non aver paura ma andare incontro alla modernità. Personalmente non dimentico mai l'omelia della consacrazione sacerdotale, quando a noi giovani sacerdoti diceva: non basta andare nell'ovile e chiamare a una le pecore che lì ci sono dentro, bisogna uscire, bisogna andare noi a incontrare queste pecore, perché anche loro fanno parte dell'ovile del Signore. Ecco, la stessa parabola amata moltissimo da Papa Francesco. Da studio ci chiedono la linea, volete fare delle domande a Sua Eminenza? Sì, Eminenza, volevo chiederle a proposito del laicato, in particolare del laicato associato, l'opera di Montini a Milano, a partire dall'amore per la Fuci, l'Azione Cattolica, prima abbiamo sentito del rapporto con le ACLI, ma anche la lungimiranza nei confronti di quello che stava nascendo a Milano, Comunione e Liberazione, l'iniziativa di Don Giussani. Sì, io devo dire che Montini è sempre stato attento a tutte le diverse forme di servizio laicale nella Chiesa. Da questo punto di vista il suo sguardo era uno sguardo che non si fermava e non veniva bloccato da una forma aggregativa in particolare, ma riconosceva il valore missionario presente nei diversi movimenti, nelle diverse forme associative. Penso che l'apporto più prezioso che Montini abbia portato al riguardo l'abbia espresso proprio qui a Roma in occasione di un simposio internazionale dedicato all'apostolato dei laici, dove ha voluto rilanciare la dignità di ogni fedele laico, una dignità che è fondata sul sacerdozio regale di ogni battezzato. Quindi da questo punto di vista penso che la risposta possa sembrare in qualche modo generica, in realtà ha voluto cogliere il riconoscimento di diverse forme laicali, ma il punto di aggregazione che univa tutti è precisamente questo sacerdozio, che è la grazia e la responsabilità che in una Chiesa viva viene data dallo Spirito Santo a ogni fedele. Anche l'ultimo della serie in realtà ha un suo ministero, ha una sua possibilità e una sua urgenza di sentirsi parte della Chiesa.